Appassionati di fotografia, ben ritrovati qui Matteo Berardi. Se hai un iPhone datato o hai scattato la tua foto senza la modalità ritratto e inoltre sei alla disperata ricerca di un qualcosa che ti crei una sfocatura, allora Focus è decisamente l'app che fa il caso tuo. Grazie ad essa potrai finalmente dare quel fantastico effetto sfocato alle spalle dei tuoi soggetti, proprio come le lenti professionali usate dai fotografi e come fa d'altronde anche la modalità ritratto degli iPhone più recenti. La cosa meravigliosa è che questa app è scaricabile gratuitamente dallo store e ci sono, diciamo, solamente alcune opzioni in app che richiedono un pagamento supplementare. Pur essendo comunque magari utili, queste cose supplementari non sono vitali per un utilizzo soddisfacente dell'app e per questo quindi possiamo godercela nella versione totalmente gratuita. Andiamo quindi a scoprire insieme come funziona questa app. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale qui in basso, attivando poi le notifiche per essere sempre informati sull'uscita di un nuovo video. Focus è un'app che si pone come alternativa, quindi come abbiamo detto in precedenza, alla classica modalità ritratto della Apple, perfetta per chiunque abbia un modello che non dispone di questa opzione o per chi voglia provare, diciamo, altre strade. Per scattare dei fantastici ritratti non dovremo far altro che installare l'app ed iniziare a giocare con le sue funzioni. Una volta aperta ci ritroviamo di fronte alla scelta se scattare una nuova foto oppure andare a sceglierne una dalla galleria. In entrambi i casi comunque potremmo applicare le stesse identiche modifiche. Quindi diciamo non è sempre necessario dover usare questa app per andare a scattare. Nonostante questo, ti devo dire che i comandi messi a disposizione da Focus per la fotocamera non sono affatto male, anche se ovviamente non sono paragonabili a quelli di un'app in manuale professionale. Detto questo, quindi una volta che hai selezionato la tua immagine, si può andare a procedere con la modifica della stessa. La prima opzione che ci troviamo di fronte si chiama formato e ci permette quindi di scegliere l'apertura del diaframma che sarà, diciamo, simulata digitalmente da Focus. Se vogliamo sfocare molto lo sfondo, allora meglio scegliere un valore più piccolo possibile della F, come ad esempio 1.4. Viceversa, nel caso in cui si voglia optare per un effetto sfocato meno netto, allora sarà giusto dirigersi su valori più grandi, come ad esempio F8 o anche superiori. Grazie a questa meravigliosa funzione potremmo istantaneamente cambiare il punto di messa a fuoco nella nostra immagine. Ovviamente non è che questa è una bacchetta magica, no? Non è che ci sarà possibile proprio cambiare il punto di messa a fuoco originale dello scatto. Quindi non pensare di poter ricorrere a Focus nel caso in cui ti trovassi un'immagine completamente fuori fuoco. Quello che puoi fare invece è cambiare il punto di messa a fuoco rispetto a cui l'effetto sfocato viene applicato, modificando quindi in definitiva il risultato finale. La forma si presenta da sola e serve per cambiare la forma della sfocatura che appunto andrai ad applicare nella tua foto. Ora, seppur può sembrare, diciamo, un'opzione molto carina, ha davvero pochissime, se non nessuna, applicazioni in termini di fotografia professionale. Se a questo aggiungiamo che quasi tutte le forme diverse da quella circolare sono a pagamento, ci si chiede davvero se ha un senso comunque usare questa voce del menu. Se vuoi giocare va bene spenderci, diciamo, dei soldini, ma altrimenti ti consiglio di evitare. Da qui in avanti ci troviamo quindi a tutte altre opzioni a pagamento o direttamente comunque connesse con le funzioni premium. Siccome sono inutili in fotografia ma puramente dedicate allo svago, non esiste la necessità di una vera e propria spiegazione tecnica. Puoi comunque semplicemente buttarti e provare a giocare con ognuna di esse. D'altronde quest'app serve semplicemente per creare uno sfocato, secondo me, quindi tutte le altre funzioni possono essere, secondo il mio giudizio, bypassate. Va però segnalata la voce lenti nel menu, la quale quindi ti riproduce uno sfocato di alcune lenti molto famose nella fotografia.
Non è malvagia, ma comunque sicuramente non è in grado di ricreare questo effetto in modo convincente e in definitiva non me la sento proprio di consigliartela. Arrivati qui, sai quindi quali sono le funzioni, le poche funzioni buone di Focus e perché dovresti però installarla sul tuo telefono, quindi per avere fin da subito delle immagini sfocate anche quando non hai la modalità ritratto oppure ti sei dimenticato di attivarla. Se hai qualsiasi domanda da farci, scrivici comunque pure un commento qui in basso e ti risponderemo il prima possibile. Se questo video ti è stato utile, la migliore ricompensa che ci puoi dare è quella di metterci un bel like come segno d'apprezzamento ed iscriverti subito al nostro canale YouTube, ma su anche tutti gli altri social, come ad esempio Instagram, sulla pagina Facebook e su anche la nostra community Facebook, così potrai partecipare al nostro contest fotografico da iPhone. La fotocamera dell'iPhone a primo impatto sembra davvero semplice da usare, ed invece, sai, quando incominci a conoscerla più a fondo, scopri che ha tantissime potenzialità nascoste di cui non ne conoscevi l'esistenza. Ed ora ti faccio una domanda: vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu? Se vuoi apprendere quindi tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie, ti invito ad iscriverti al corso gratuito Da Zero a Fotografo iPhone, che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo decisivo per diventare un fotografo iPhone migliore. All'interno di questo corso di 3 lezioni troverai tantissime informazioni che miglioreranno sensibilmente la tua fotografia da iPhone. Iscriviti subito al corso gratuito, trovi il link qui in basso nella descrizione. Ci vediamo sul prossimo video e ricorda che la miglior macchina fotografica è quella che hai sempre con te.